Un altro capitolo della cassetta degli attrezzi, strumenti per il marketing e l'imprenditoria di Giovanni Matera recita, il titolo è Dove sono i pomodori? Beh, è una così, un'espressione che ci fa entrare in un mondo molto ampio, quello del discorso dello scambio, no? Scambio. E quindi in un rapporto lavorativo indubbiamente c'è un dipendente che produce e c'è un imprenditore che ti retribuisce. Sì. Però poi leggendo ci può essere anche il dipendente un po' stolto o disonesto intellettualmente, il quale dice: ma io ho lavorato tanto, ma non ho portato non ho realizzato un prodotto, però avrei diritto ugualmente ad una retribuzione. Parliamo di questo scambio. Dove sono i pomodori vuol dire Dove sono i proprio pomodori? La cosa hai prodotto in concreto, la metafora. metafora dove sono i pomodori vuol dire proprio questo, la metafora del contadino che coltiva i pomodori, li porta al mercato e quindi scambia, lui porta i pomodori in cambio dei soldi per sopravvivere, per le sue necessità. L'altro anno, l'anno dopo, invece, lui non riesce a produrre i pomodori per questioni climatici, non riesce, però lui va comunque al mercato e vuole comunque i soldi. E gli dicono, vabbè, dove sono i pomodori? Dice, ma io ho lavorato comunque. Dice, ma dove sono i pomodori? Niente pomodori, niente soldi. Sembra banale questa cosa, ma quante volte nella vita comune troviamo delle persone che si comportano in questa maniera. Ha a che fare sempre con lo scambio, come abbiamo detto prima. Per esempio, l'insegnante non dovrebbe essere retribuito per le 4 ore che insegna, ma se i ragazzi hanno acquisito delle nozioni. E questo è lo scambio. L'operaio dovrebbe essere pagato non per le ore che ha lavorato, ma se ha prodotto realmente qualcosa. Per esempio, la commessa che ha fatto un ordine, pure importante, però non ha, questo ordine non è andato non ha soddisfatto realmente il cliente, quindi magari lui, il cliente cercava una cosa, ma la venditrice gli ha propinato una cosa diversa da quello che lui pensava. Quindi è vero che abbiamo chiuso il contratto, però il cliente non è rimasto soddisfatto. Beh, la prossima volta rischiamo di non vederlo più. Quindi non abbiamo raggiunto un risultato, quello che noi chiamiamo in gergo formativo il prodotto finale di valore. Cioè, deve essere un prodotto finale di valore. Qua poi entriamo nel mondo dello scambio. Lo scambio esiste, lo scambio criminale, che è dove il ladro, per esempio, prende tutto e non lascia niente. C'è proprio uno squilibrio enorme. Se noi cresciamo un bambino, per esempio, e non chiediamo niente in cambio, se in cambio della paghetta gli dico magari mettimi a posto un pochettino i giocattoli, beh, io sto abituando questo bambino a scambiare alla pari, a ricevere qualcosa in cambio. Se invece no, gli ho abituato questo bambino a dargli soltanto delle cose, a non chiedere mai niente in cambio, beh, scusate la frase, ma stiamo crescendo un delinquente in casa. Certo. E questo è il discorso. Poi c'è lo scambio equo. Lo scambio equo è io do alla pari. Io do un valore e ricevo in cambio pari valore. Corrispettivo. Quindi tutto nella norma. Poi c'è uno scambio in abbondanza, che è quello che io prediligo spesso. Scambio in abbondanza significa dare qualcosa, se è un cliente, qualcosa che non si aspetta. Per esempio, io sto pagando alla cassa di un supermercato un sorriso da parte della venditrice, per me è già uno scambio in abbondanza, un qualche cosa che la persona non si aspetta, che non deve essere per forza soldi o qualche cosa, ma anche un comportamento, un atteggiamento. Per esempio, abbiamo detto prima, un apprezzamento nei confronti di un collaboratore, di mia moglie, dei figli. Cioè, è uno scambio in abbondanza, qualcosa che magari quella persona non si aspetta e che tu glielo stai porgendo.